nasce da una serie di racconti sulla nostra vita insieme a Cesare Fragnelli. Volevamo pensare ad un secondo film e ci siamo accorti che ad alcuni anni di distanza, prima io, poi lui, perché è più giovane di me, abbiamo vissuto una storia simile a poco più di 20 anni, che ci ha cambiato sicuramente la vita, e volevamo a quel punto rendere un omaggio ai nostri padri, ai nostri genitori, così nasce. E mi ricordo che dopo le vacanze di Natale, io ero a Matera, nella mia città, e lui era a Martina Franca, mi inviò una mail dicendomi leggi con attenzione questa storia, questo soggetto, che lui aveva già scritto tempo addietro. Dice: te la affido e se te la senti, se ci credi, possiamo lavorare a questo film. E si intitolava Bentornato papà, un soggetto che mi ha commosso. Io mi ricordo che l'ho letto da casa e dopo 2 ore l'ho fatto leggere anche a mia madre, e c'è stato il silenzio in casa. Da lì parte questa avventura. Cesare, ci siamo dimenticato come autore, quindi non solo produttore. Questo l'autore del soggetto, almeno quello, insomma, anche la Siani, che riconoscerebbe tutto sommato. Quindi, perché quindi questa storia? Poi tu produci tante cose diverse, questa storia che posto ha nella tua filmografia di produttore, ma in questo caso al punto di essere anche l'autore della storia, insomma. Buongiorno a tutti e a tutti. Non è un film personale, è un capitolo della vita che ero convinto potesse abbracciare il sentimento e la felicità di ognuno di noi. Perché parlo di felicità? Perché poi anche la malattia, la morte, tutto quello che in cui la natura decide di dichiararti guerra, e l'unica cosa che quando la natura ti dichiara guerra non riuscirai mai a vincere. Non è detto che abbia necessariamente una ricaduta negativa. E l'aspetto del sacrificio di un padre attraverso addirittura la propria vita, come in questo film La morte, accompagna una crescita di fortificazione che secondo me era importante raccontare. E quello che siamo stati attenti è che però potesse diventare cinema, che non dovesse rimanere la storia confinata di casa Fragnelli e casa Fortunato, e la necessità addirittura di una sceneggiatura a 5 autori è proprio questa, è quella di prendere delle sensibilità femminili, delle sensibilità maschili, e di riuscire a trovare all'interno di ognuno questi autori il loro dramma di vita, che però potesse diventare speranza. E quello che ci tengo a sottolineare la tua domanda è che quindi non è assolutamente una mia storia. Abbiamo cercato di fare un film che fosse la storia di tutti noi, la storia della bellezza della vita anche attraverso la morte, perché la morte molte volte ci dà quella forza e quella capacità di diventare altri. Io sono un piccolo borghese, quindi, 19 anni della mia vita, sono figlio di un operaio che ha studiato in tarda età ed è diventato dirigente di una acciaieria borghese. È cresciuto anche col vizio. Forse sarei un uomo diverso senza quella morte. Il sacrificio di mio padre, la morte, mi ha trasformato in altro. E ero proprio un piccolo viziato da dar fastidio alla vita. Mi sarei preso a botte da solo oggi, a schiaffi. Alcune volte la morte di qualcuno ti fa capire che la vita è altro e ti cambia profondamente. E questo è stato il tentativo di raccontare a voi, a tutti, un'esperienza emotiva molto personale che però nello stesso tempo, in un ragionamento deduttivo, dal particolare potesse toccare le forme universali.